PC Gamer. Time to play. Ah, ciao a tutti ragazzi da EasyGamer89, ben ritrovati sul mio canale con un nuovo episodio di Harry Potter e la pietra filosofale per PlayStation 1, ottavo episodio che dovrebbe essere anche l'ultimo come l'altra volta, quindi bando alle ciance, proseguiamo subito. Abbiamo una scacchiera di sopra che ci aspetta e saranno scacchi nostri, sicuro. Io non so manco giocare a scacchi, però ce la caveremo in qualche modo. Sono degli scacchi un po' particolari però, infatti se sbagliamo mossa ci facciamo male davvero. Wow! Che figata! Chi è che vorrebbe giocare una scacchiera simile? Io no, di certo. Tanto non so neanche giocare. Vediamoci sta cioccorana che i nostri amici hanno snobbato malamente. Non sono golosi loro? Noi appena vediamo una cioccolata ci buttiamo subito sopra. Questi qua invece no. Eppure sono bambini, che strano. Toh, Ron è andato a giocare? Bravo Ron, bravo! Il prossimo enigma è costituito da una gigantesca scacchiera. Ron ha deciso di giocare. Speriamo che se la cavi. Ecco, è appena entrato. Vediamo come se la cava. Ho sconfitto la maggior parte dei pezzi, Harry. Ma non credo di poter proseguire. Adesso tocca a te. Oh, Ron, ti senti bene? Harry, devi stare attento ed evitare i pezzi. Si muovono tutti di una casella alla volta. Per riuscire ad arrivare dall'altra parte, dovrai far sì che i pezzi combattano fra di loro. Questo è appena entrato, ma ha già sconfitto la maggior parte dei pezzi. Ammazza che velocità, complimenti. Allora, non mi ricordo esattamente le mosse da fare, però... se seguiamo la logica, dovremmo andare qui, in questa casella nera prima. E poi su questa bianca. Così questi due pezzi si incontrano lì al centro. Tiè! Avete fatto una brutta fine, siete caduti nella trappola come dei pirla. Vai, pedina nera! Che quella bianca si è lavata con l'omino bianco. Come on, Enrico, facciamo a pezzi tutti ora. Allora, la mossa giusta dovrebbe essere qui a sinistra, sulla casella nera. Così anche questi si incontreranno al centro. Yeah! Fuori anche voi? Questa si avvicina. Ora dovremmo andare indietro, credo. Sì, se andiamo indietro si incontreranno lì. Credo sia giusto. Falla a pezzi. Schiacciato come una formica. Grande. Anche questi si dovrebbero far fuori. Infatti. Molto good. Questa volta sono stati scacchi vostri. Mo saremo a vedere nel prossimo round. Sì, perché ce ne sta un altro. Qua farei anche un save state, perché non mi ricordo che succede se perdiamo. Mi sa che si riparte dall'inizio. Credo di sì. Allora, adesso dove dovrei andare? Qui? Non me lo ricordo. Però ci proviamo. Forse conviene stare più lontani. Mi metto qui. Nella versione PC era una sola scacchiera, se non ricordo male. Era bella comunque la versione PC di questo gioco. Credo che la porterò sul canale poi in seguito. Sempre se vi piacerebbe. Comunque, intanto pensiamo a questa scacchiera. Che ci vuole massacrare. Ok, mi sa che la mossa giusta sia qui, la casella bianca. Vediamo un po' che succede. Forse ho fatto una cavolata. È altamente probabile. Allora, se ce la andiamo indietro mi frego da solo. Quindi me ne vado di qua. Mi sa che mi frego però. Che succede? Fateci sapere, please. Eh no, mi sa che ho sbagliato. Mi sono fatto circondare, wow! Vabbè, beccatemi e mi piglio anche un ceffone. Ciao, pedine! Volete proprio colpirmi? Ouch, che botta! Ceffone meritatissimo. Due ceffoni. Allora, vediamo di cambiare mosse. Andiamo di qua. E poi... vediamo un po' che... vado... Interessante. Se non era giusto di là... a questo punto provo di qua, scusa. Dai, fallo fuori quel pirla. Tiè. Ok, voi dove andate? Si avvicinano sempre di più. Voi statevi lontani. Non provate a fare i bulli della situazione. Ah, ok, possiamo andare di qua, così si beccano quelli del centro. Non mi ricordavo le cose giuste. Abbiate pazienza, please. Tiè.
Non ci provatemi più. Sono rimaste solo quelle due, però sappiamo già come farle fuori queste. Basta andare di qua. Sì, sicuramente. Così fanno una brutta fine. Dai, saltali addosso, pedina piccola. Yeah! Neanche questa è fatta. Non mi ricordo se ce ne sta un'altra ancora o se erano due qui nella versione PlayStation. Ah, ce ne sta un'altra, ok. Salviamo. Adesso andiamo di qua. Cerchiamo di mantenere più distanza. Forse era questa che mi ricordavo io. Di stare più verso sinistra. Altrimenti ci fregano. Certo che mette l'ansia sta scacchiera, però in un videogioco, figuriamoci a giocarci per davvero. Ok, la mossa giusta dovrebbe essere di qua adesso. Siamo arrivati a 6 minuti circa. La mossa giusta dovrebbe essere da questa parte ora. Sì, ci provo. Voi non fate scherzi, Beccatemi voi, non fate del male a noi. No, ma dovrebbe essere giusta comunque, perché questa adesso dovrebbe far fuori quell'altra nera. Ah, quella bianca pure, perfetto. Quella nera anche però. Non dovrebbe beccarlo? Dicevo. Tiè, distruggiti anche tu. Ok, adesso dobbiamo andare indietro sicuramente, altrimenti facciamo una brutta fine noi. Sono rimaste solo queste due bianche, quindi? Allora è fatta. Grande. Andiamocene qua dietro. Così dovrebbero fregarsi loro. Yeah, scacchi vostri. Noi ci siamo fregati una sola volta, per fortuna. Pensavo peggio. Meno male, va. Pacchina sulla spalla. Avrei preferito non farmi fregare mai, però i ceffoni devono starci per forza. Pazienza. Che succede adesso? Ah, c'è un altro passaggio segreto di qua. Vediamo un po'. Allora, c'è... qua il punto di salvataggio. Ci sono delle cioccorane. La cioccorana me le piglio. Perché comunque ci hanno tolto dell'energia, purtroppo. Gli scacchi. E vabbè, andiamocene di sotto adesso. Non serve prendere anche l'ultima. Vai Harry, proseguiamo. Che abbiamo ancora del lavoro da fare prima di raggiungere la pietra filosofale. No, l'altra cioccorana, me la piglio. Tanto da qui non ci passiamo più. Guardate chi c'è. Ancora stessa dall'altra volta, dal bagno. Oh no, si sta svegliando. Aspetta, è ancora intontito. Cercherò l'incantesimo giusto per aprire la porta successiva. Speriamo che non si svegli, altrimenti saremo nei guai. L'incantesimo è Alomora. Alomora, Alomora. Incanta tutti questi oggetti in modo da rimuoverli dal suo cammino. Alomora, Alomora, ma vai malora, non si apre. Via Harry, andiamocene. E poi incanta tutti gli oggetti. Wingardium Leviosa. Ma perché non ci dai una mano, che sono pure tanti? No, lei deve correre alla porta. Ma guarda questa, guarda. Dobbiamo prendere sempre ordini da Hermione. Wingardium Leviosa. Ok Harry, facciamo i bravi bambini, togliamo tutto dai mezzo, altrimenti il mostro si sveglia e facciamo una brutta fine. Wingardium Leviosa. Che poi l'incantesimo Wingardium Leviosa. Non potevate spostare tutto con le mani subito? No, devono fare l'incantesimo loro. Wingardium Leviosa. Sarebbe stato anche più veloce, credo, spostarli manualmente. Ma vabbè, se siete contenti così. Wingardium Leviosa. Dai che si sta avvicinando, Harry, please. Fa presto. Mi sa che ci può raggiungere bellamente questo. Non è poi così lento. Wingardium Leviosa. No, guardate Hermione, non sta facendo niente praticamente. Dacci la mano, no? Wingardium Leviosa. Neanche una sedia ha tolto, neanche una. Dai, presto Harry, presto, presto. Ok, è fatta. Mettiamoci in salvo. Vieni, più avanti, più avanti, più avanti. Ancora un po', ancora un po'. Fermo! Non ho fatto in tempo ad avvisarti, mi dispiace. Hermione, è aperto almeno? Te l'avevo detto da prima che era quello l'incantesimo. Ce l'abbiamo fatta per un pelo. Chissà cos'altro ci aspetta. Qualche altra rottura di maroni? Probabile. Mi chiude pure la porta in faccia. Non è che dice, vieni Harry, vieni con me. No, ma quando mai? Credo che debba scegliere la tazza che contiene il cavaliere con lo scudo.
Hai notato che il simbolo sullo scudo sembra rappresentare una pozione del ghiaccio? Deve essere proprio quella che ti serve per attraversare il fuoco. E va bene, quindi dobbiamo cercare di beccare quella del centro. Vediamo dove si sposta ora. Sinistra, centro, sinistra, centro, sinistra. Destra, centro. Destra, centro. Sinistra, sinistra. Dovrebbe essere quella giusta. Sembra che sto parlando di politica. Sinistra, destra, anche centro però. Perché bene o male, sempre là lo prendiamo, al centro, con la politica. Ma va bene, questi sono dettagli che non ci interessano al momento. Tu dacci la pozione del ghiaccio e nessuno ti farà male. Va bene, ti farai male tu per darla a noi, quella magnifica pozione. Vuoi non farci del male? Ce l'abbiamo fatta, Hermione! No, la pozione di Piton è anche utile, ma questa lo è ancora di più. Fantastico, Harry! Ma c'è una sola pozione. Temo che dovrai andare da solo. Io cercherò un modo per aiutare Ron. Sii prudente, Harry, ti prego. E ti pareva! Ce la dobbiamo vedere da soli, naturalmente. Tanto per cambiare. Va bene, rassegniamoci, Harry. Nessuno ci accompagnerà mai nelle avventure. Come in tutti i giochi, del resto. Dobbiamo cavarcela sempre da soli! Come fa il buon Snake in Metal Gear? Ci sarà qualcuno con me? Come al solito, questa missione prevede un solo infiltrato. Armi ed equipaggiamento PSP? PlayStation Portable? No, procurati sul posto. Ok, apriamo sta porta. Tutto sto corridoio per cosa? Mi stavo proprio chiedendo se ti avrei incontrato qui, Potter. Sei troppo curioso per poter rimanere fra le schiere dei vivi. Professor Raptor, non balbetti più, ma che miracolo! Miracolo! Facciamo fuori queste armature. Non sarà mica Ashley di Resident Evil 4? Con l'armatura, no? No, ma che volete fare? Ma ritiratevi! Ma che vuoi da noi, Raptor? Perché devi romperci i baroni? No, facciamo fuori quest'altra armatura. Vuoi, sono più veloci questo. Calmine, calmine. Yeah, guardate che fa questo. Esulta per cosa? Per averci mancato? E questo però ci vuole beccare, altro che. Yeah, fuori. Ah ah ah, le tue armature piccole non ci fanno paura. Porca paletta! Via, via, andarsene. Vabbè, lo sapevamo questo. Ce lo ricordavamo alla grande. Ma tanto gli faremo le chiappone lo stesso. Più chiappone di quello che è. Ma che pensi di fare, piccoletto? Sei comunque un piccoletto, anche se gigante. Non ci fai paura. Allontanarsi, Harry. Che questo poi comincerà a dare più colpi sul pavimento. Perché non gli sta simpatico. Via, via, via. Se vuoi cambiare le motorelle, ci sono altri modi per farcelo capire. Non devi per forza distruggerle. Ecco, comunque ripeto, il flipendo potenziato toglie comunque la stessa energia del flipendo normale. Almeno da quanto mi ricordo. È finito? Yeah. A terra. A terra, ciccio. Che tu sia dannato, Potter. Ma padrone, non è stata colpa mia. T'abbiamo riconosciuto dalla voce, pirla. Che poi ha chiamato padrone. Ma guarda questa, guarda, vabbè, la cioccolata non l'ha voluta prendere. Non importa. Prima della battaglia finale facciamo un brindisi. Ci sta, dai. Alla fine del gioco, Harry. E tanti altri gameplay per noi. Non sei d'accordo? Vabbè, dai, andiamo avanti. Verso la boss fight finale? Che siamo arrivati pure a 14 minuti circa. Lo specchio magico! Che succede adesso? In questo specchio si vede ciò che si desidera di più al mondo. Quindi Harry vede se stesso che recupera la pietra filosofale. Figo! Pietra. Harry Potter, consegnami la pietra. So che ce l'hai tu. Fammi parlare con il ragazzo. Faccia a faccia. Padrone, ma voi non ne avete la forza. Certo, sono abbastanza forte per questo. Consegnami la pietra. No! Vienitela a prendere la pietra, pirla. Voldemort,
Non abbiamo paura di dire quel nome, capito? Voldemort, Voldemort, Voldemort. Pirla, pirla, pirla. Pirla mort. Tiè, ma guarda questo, guarda. Non ci fai paura, capito, pelatone? Tiè, vuoi che mi gratto adesso? Vuoi, lasciami stare? Con sei funi, me le ero scordate? Vuoi, 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 calmino? Possiamo parlare però, Voldemort. Possiamo diventare grandi amici. No, ma anche no. Ti piacerebbe? Ti direi che è pesce d'aprile, ma è già passato. Comunque, è un pesce d'aprile in ritardo. Sì, perché ora che sto registrando questo video è il 2 aprile. Poi non so quando lo caricherò. Ma credo comunque che caricherò presto il video. Dovrò recuperare anche tutti quelli che abbiamo salvato, tipo i Tomb Raider e tutti gli altri. Cioè, che per tutti gli altri. Abbiamo salvato i Tomb Raider. E poi sul canale io avevo caricato, su un altro canale, la serie di Solo Linguista, Pseudo Game, il DLC di The Last of Us, a realismo. E poi che altro si è salvato? Non mi ricordo. Comunque dovremo recuperare un bel po' di giochi. Tipo The Last of Us, proprio la storia principale, sempre a realismo penso di farla. Poi devo recuperare anche Sonic, Silent Hill. E che altro? Avevo fatto parecchi giochi. Resident Evil 4, Separate Ways, Assignment Ida. Dai, stai fermo lì, pirlone. Perché ci devi far perdere tempo? Comunque piano piano recupereremo tutto. Intanto ci tenevo a recuperare questo, che ormai è anche giunto al termine. E sono contento di averlo recuperato. Naturalmente non mancherà Ratchet & Clank pure, anche se quello mi ricordo che dava molti problemi di copyright. Quindi là i filtri non mancheranno per forza nei video. È proprio sicuro. Perché mi bloccava proprio i video in alcuni paesi. Sono stato un pirla che non sono riuscito a beccarlo, però qui a questo giro. No, proprio adesso le funi. Vabbè, tanto sta camminando. Pazienza. Dai, fermati lì, Voldemort. Fai il bravino, collabora anche tu a farti beccare. Sì, beccato. Grande. Dovrai piegarti al mio volere, Potter. Tiè, non ci penso proprio. Non puoi sfuggirmi, Potter. Consegnami la pietra. Questo è l'ultimo avvertimento. Se no che mi fai? Ah, qui adesso dobbiamo dare il potere allo specchio. Aspettare che lui sia dalla parte opposta e colpirlo malamente. Non è che magari il flipendo potenziato fa durare di più l'effetto sul vetro, no? Non credo. No, infatti è già svanito. Dai, vieni da questo lato, Voldemort, altrimenti facciamo notte. Ma che pensi di fare? Ti sei fatto male, ammettilo. Ecco, ma si deve fermare al lato, naturalmente. Ah, comunque anche Silent Hill ho recuperato. L'abbiamo caricato su Dailymotion, Silent Hill 2. Anche Metal Gear 1, sempre caricato su Dailymotion. Comunque li caricherò su YouTube, perché su Dailymotion ho notato che non sono granché visti i video. Per i copyright, pazienza, tanto si tratta solo di non poter monetizzare i video, poi un domani. Perché adesso la monetizzazione non è attiva proprio. Poi un domani, vabbè, ci saranno contenuti di stesse parti che non mi permetteranno di monetizzare, anche in caso di partnership. Ma chi se ne frega? Non ha importanza. A me l'importante è che non li cancellino poi da YouTube. Ma non credo, perché i contenuti di terze parti non dovrebbero cancellare i video. Finché non li bloccano proprio in alcuni paesi, non me ne frega niente. Se poi proprio li bloccano, ecco, metterò dei filtri o qualcosa. No, perché è vero, i filtri aiutavano molto per i copyright, però diciamo che non mi piacevano granché da vedere. Anche a voi immagino, perché diciamo l'immagine pulita è comunque sempre migliore, mi sembra giusto. Poi vabbè, eventualmente vi terrò il backup dei video questa volta. Almeno se si dovessero perdere per un motivo X, saprò da dove recuperarli. Beh, basta così a te? Consegnami la pietra. Dovrai piegarti al mio volere, Potter. Non è... Molto bene. Ti prometto che morirai come i tuoi genitori, implorando la mia clemenza. Ma ti prendo a tuzzi ora, cioè la testata. Ma guarda questo, guarda. Dai, Harry, facciamoli vedere che comanda. Ti è, così impari. Anch'io voglio fare la scena che gli do il tuzzo, però. Così facciamo scena, appunto. Noi siamo tipi che usano la testa, capito? Non come te che usano la violenza. Dai, Harry, un'altra testata. Un'altra testata e lo mettiamo a dormire definitivamente. Dai, 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 dai. Ancora, ancora, che mi sta partendo il braccio. No, ti sei fatto male, eh? Soffrirai di mal di testa per un bel po' adesso. Noi che siamo testate siamo tremendi.
Ora spero che non si blocchi qui come mi è capitato qualche volta. Altrimenti toccherà rifare la parte, no? Spero di no. Anche perché oggi non ce la farei. Dovrei rimandarla poi un'altra volta. Spero di no, non ti bloccare, please, vai avanti. Perché ora ci mancherà una partita qui di 4 Serpa Verde e poi avremo finito il gioco. Ok, credo che non si sia bloccato. Meno male, va. Una volta mi è capitato e non avevo neanche salvato subito. Storiella. Silente sorrise. Quel che è accaduto giù nei sotterranei tra te e il professor Raptor è segretissimo, disse. Quindi, naturalmente, tutta la scuola ne è al corrente. La pietra era andata distrutta, ma Harry sapeva che questo non sarebbe bastato a impedire il ritorno di Voldemort. Silente annuì, condividendo la sua preoccupazione. Comunque, Harry, se i nostri sforzi hanno ritardato il ritorno di Voldemort, è possibile sperare che, con un po' di fortuna, non ritorni mai più. Allora la pietra non c'è più, commentò Ron alla fine. Harry annuì, sospirando come se si fosse liberato di un pesante fardello. A quel punto, Ron estrasse dalla sua uniforme una figurina streghe e maghi famosi e la consegnò a Harry. Ora la tua collezione è completa, Harry, disse Ron. Harry era sbalordito. Ron ricordò a Harry la partita di Quidditch in programma quel giorno. A ogni modo, disse, non hai tempo da perdere qui. Dobbiamo battere Serpe Verde. Harry, ancora estasiato per il regalo di Ron, annuì lentamente. Aveva appena sconfitto tu sai chi e già doveva tornare a lottare per battere Serpe Verde. Abbiamo sconfitto tu sai chi, Voldemort, e possiamo sconfiggere benissimo anche Serpe Verde. Che sarà mai? Quel pirra di Draco. Benvenuti alla partita di Quidditch. Qui è il vostro commentatore Lee Jordan. Il campo di Quidditch ha 3 porte per parte. I cacciatori lanciano la puffa e cercano di farla entrare in uno degli anelli per segnare un gol. Stai attento ai bolidi. Sono delle palle incantate in grado di disarcionarti dal tuo manico di scopo. I due battitori di ogni squadra cercano di respingerli. Nella partita di oggi contro Serpe Verde, Grifondoro si affida nuovamente al suo formidabile cercatore Harry Potter. Ricordati che quando compare, il boccino lascia dietro di sé dei cerchi della velocità, che aiuteranno il cercatore a volare più rapidamente. Vai Harry, ultima partita di Quidditch per noi. Harry Potter! Contro Serpe Verde, quella che stavamo aspettando più di tutte. E dobbiamo conquistare la vittoria, mi raccomando. Quindi vediamo di fare bella figura col boccino. Dobbiamo raccoglierlo subito. Un luccichio dorato! È il boccino! L'ho visto! Potter ha visto il boccino! No. Sì! Sì! Il pubblico è tutto in piedi! Coraggio Harry Potter! Coraggio Harry Potter! Qua ci stanno arrivando già un casino di bolidi. Anche se abbiamo l'armatura. Ma che sarà mai? Ma sì, beccateci pure, non ci fate paura! Bolidi, non vi temiamo! Attenzione però! Evita un bolide arrivato a tutta velocità! Meno male, che fortuna! Può arrivare un bolide! Boccino, vieni subito qui! Non abbiamo tempo da perdere! Cerchiamo di non perdere concentrazione! Perché se perdo il boccino qui è un casino! Qualche volta mi succede, poi ci metto 3/4 d'ora per ritrovarlo! Oh, abbiamo già fatto la prima parte, good! Arriva il cercatore di Serpe Verde! Uè, levati dai maroni! E poi il cercatore di Serpe Verde non è Draco. Ogni volta mi ricordo di sì, invece no. Wow, Draco sei inferiore a noi, te l'ho sempre detto. Sei un deficiente. Ecco, ora andiamo leggermente più veloci. Il che non guasta. Uè, levati dai maroni! Noi andiamo leggermente più veloci, questo va già a razzo. Non è corretto! Uè, levati! Ti do un calcio nel teletaro, Poi non sbattiamo di faccia al muro, Harry, mi raccomando. Nessuno volare così. Ma come, hai visto già noi? Non ha visto nessuno volare così. Ma mente, sono commentatore qui, però. Dai, Harry, dai, che abbiamo quasi finito anche la parte rossa. Potter si porta in vantaggio. Yeah. Ecco, perso il boccino. Tanto per cambiare. Dov'è, dov'è, dov'è? Eccolo là. Vabbè, seguiamolo da questo lato. Altrimenti lo perdiamo di nuovo. Aspetta, boccino! Mi stavo perdendo il controllo. Ok.
Ecco qua, va talmente veloce poi che è quasi sicuro che si perda. Ui, ui, guardate che, cioè, che corre, che fa all'improvviso. Mette almeno la freccia, no? Dai che ci siamo comunque quasi alla fine. Boccino, stiamo arrivando da te. Ci mancherebbe, cioè ci manca solo quello adesso. Un bolide in faccia. Incredibile! Dai, un ultimo anello, credo. O al massimo due. Vabbè, questo non mi sta simpatico. Prendiamo questo. E vai, finalmente. Al primo colpo, al primo colpo, al primo colpo. Ehi, avanza, quanto è veloce. E vai, ce l'abbiamo fatta. La vittoria per Grifondoro, che ci dà un sacco di punti. È vero, Paolo Borolis? Vada, non cincischi, prende un sacco di punti. Grandissimi, abbiamo vinto ancora una volta. Sei un grande, Harry. Un grandissimo cercatore. Siamo troppo forti, ragazzi, siamo troppo forti. E adesso, l'epilogo. Finale. Quella sera, Harry si avviò da solo alla festa di fine anno. La sala grande era addobbata di verde e argento per celebrare la vittoria di Serpe Verde nella Coppa delle Case. Quando Harry entrò, ci fu un improvviso silenzio. Andò a sedersi fra Ron e Hermione, cercando di ignorare gli sguardi degli altri studenti. La coppa, annunciò silente, spetta alla casa che ha conquistato il maggior numero di punti. Al momento sembra essere Serpe Verde. Un boato di ovazioni e battimani esplose dal tavolo di Serpe Verde. Che cavolo stai dicendo, Silente? Però, proseguì Silente, come riconoscimento per il sangue freddo e per l'eccezionale coraggio dimostrati da Harry Potter, attribuisco a Grifondoro altri 60 punti. Dal tavolo di Harry partirono grida di gioia e applausi fragorosi. Grazie ai punti addizionali, la Coppa delle Case era stata vinta da Grifondoro. Per Harry, quella fu la sera più felice della sua vita. Meglio ancora che aver vinto a Quidditch, meglio del Natale, meglio che sconfiggere i mostri di montagna. Quella serata non l'avrebbe dimenticata mai più. Meglio anche di una visita all'otto? Ma assolutamente, che soddisfazione! Sei un grande, Harry! Tutto Grifondoro è un grande! Ok, dovrebbero partire i titoli di coda adesso, perché la scena è finita! E noi potremo passare i salutini. Mi spiace che sia finito Harry Potter. Ci avevo preso gusto a registrarlo. Ho cominciato da inizio marzo a registrare questo gioco. Ora è arrivato inizio aprile, ci ho messo un bel po' per registrare 8 video. Purtroppo vi ho detto, sto avendo qualche problemino, comunque appena posso cerco di registrare. Piano piano recupereremo tutto. E quindi comunque abbiamo finito, posso passare ai salutini. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo gameplay su Harry Potter e la pietra filosofale per PlayStation 1. C'è ancora la parte bonus da caricare, quella del gioco di 15, la caricherò, non preoccupatevi. Spero che comunque il gameplay vi sia piaciuto. Grazie per averlo seguito una seconda volta, visto che l'avevo già registrato. Se vi è piaciuto lasciate un like, che è sempre gradito, altrimenti lasciate un dislike. Vi aspetto con tanti commentini, condivisioni, come sempre, perché il vostro supporto sarà veramente d'oro adesso. Come sempre, naturalmente. E quindi niente, vi do appuntamento ai prossimi video e... ciao ragazzi, ciao 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 ciao. Oh. Finalmente vediamo chi vincerà la Coppa delle Case quest'anno. Corvo Nero. Tasso Rosso. Serpe Verde. Grifondoro. Grifondoro è la casa che ha accumulato più punti.
Harry Potter, il bambino sopravvissuto.